Siamo nella sala 4 dedicata alle opere bibliche e leggeremo la 18ª novella delle novelle porrettane. Guglielmone da Parma si fa frate di San Basilio e, non sopportando di mangiare con la gatta, esce indispettito dal convento. Magnifici gentiluomini e umanissime donne, non molto tempo fa un nostro soldato di nome Guglielmone da Parma si fece religioso nella regola di San Basilio fuori porta San Mamolo e lo chiamarono Fra Guglielmo. Dopo circa 3 mesi, trovandosi a mensa, un giorno che i frati avevano preparato per pranzo del cavolo con del buon formaggio, un gatto nero volle mettergli artigli nella scodella per afferrare un pezzo di formaggio. Fra Guglielmo, che era una buona forchetta, reagì prontamente con una manata e disse: «Gatto via!» Al priore parve che Guglielmo avesse esagerato e disse: «Frate Guglielmo, un'altra volta mandate via i gatti con più umiltà, come se dice ai religiosi». «Bene, padre», rispose, «lo farò». Dopo un po' il gatto tornò alla carica. Fra Guglielmo, che aveva già dimenticata l'ammonizione del priore, non solo lo cacciò via con parole, ma gli assestò una scarica così violenta nel petto da coinvolgere nella caduta i bicchieri e il boccale del vino. Il priore intervenne prontamente: «Ahimè, Fra Guglielmo, state dimostrando di essere troppo superbo. Dovreste mandare via i gatti con modestia e carità, essendo anche loro animali creati da Dio come voi, anche se non hanno l'uso di ragione. Voi invece li mandate via come se foste ancora un soldato. Guardatevi d'ora in poi dalla superbia, vizio nefandissimo, sconveniente in ogni persona, ma soprattutto nei religiosi». «Bene», rispose Fra Guglielmo, alzandosi un poco e facendo la dovuta reverenza col capo. «La prossima volta starò più attento, mea culpa, perdonatemi». Poi si rimise a sedere, ma appena prese in mano il pezzo di caccio per tagliarlo sul tagliere, il gatto, come spinto dal diavolo, avanzò gli acuti artigli e afferrò il caccio insieme alle mani del frate, ferendole. Fra Guglielmo, dolorante fino al cuore, perse del tutto la pazienza e l'umiltà e gridò: «Gatto via in nome del diavolo!» e dimenava per il dolore la mano sanguinante. Il priore, vedendo che le sue ammonizioni restavano inascoltate, disse ai frati: «Presto, presto, prendete il gatto e l'uomo che mangino insieme per terra nella stessa scodella». Così Fra Guglielmo fu messo a mangiare per terra in mezzo al repertorio. Il priore, tenendogli la testa insieme a quella del gatto dentro al piatto, disse: «Mangiate pure, Fra Guglielmo, o provi faccia. Per ora vi do per penitenza solo la compagnia di questo animale». Al frate si rivoltò subito lo stomaco e, infiammatosi di ira e di furore, si alzò in piedi, diede un calcio al piatto e uno al gatto e disse a voce alta: «Prima dovevo sopportare che le gatte mi rubino la mia parte, poi che mangino insieme a me nello stesso piatto. Siete una massa di briganti. Io non ho mai letto né inteso che San Basilio volesse i gatti e i cani a mensa. Perché mai queste stranezze? E dire che mi alzo come voi presto a recitare mattutino, gagliocchi e pilandroni che non siete altri. Datemi i miei vestiti che qui non ci voglio più stare». Si tirò indietro con uno sguardo carico di veleno, minacciò il priore e i frati. Il priore, vedendo la sua insolenza e temendo il peggio, comandò di chiudere le porte del monastero e di prenderlo. Fra Guglielmo allora si cavò gli zoccoli, ne gettò uno con violenza contro i frati per spaventarli e sfuggì loro come fosse stato il diavolo, senza riprendersi i vestiti. Se ne andò in casa dei Tamarazzi, dove oggi abita San Giovanni Maria Gambalunga, nostro egregio notaio e degno cittadino, lasciando i frati pieni di paura e di dispiacere. Temevano infatti che Guglielmone rivelasse qualcosa di poco bello del monastero, anche se han fama di prudenti, virtù.